Sulla sentenza del giudice Flaccovio del Tribunale di Partinico, che sostanzialmente blocca l'attività della distilleria Bertolino, interviene l'ex assessore comunale Vincenzo Bonomo. In una lunga lettera l'ambientalista elogia l'operato della magistratura. Dopo la sentenza che mantiene il sequestro della distilleria Bertolino di Partinico, c'è chi sente il bisogno di ringraziare la magistratura. A farlo è il professore Vincenzo Bonomo, ambientalista, ex assessore ed esponente dell'Associazione Salute e Ambiente di Partinico. Il giudice Flaccovio ha sentenziato in merito a diverse tipologie di reati, scrive Bonomo, reati di diffamazione a mezzo stampa, reati ambientali, reati legati alle associazioni mafiose. Le sentenze hanno riguardato un semplice cittadino, un ex deputato, un presidente della commissione antimafia, un gestore di emittente televisiva di Partinico, un presidente della regione. Vi sono state assoluzioni e condanne senza guardare i ruoli sociali o la forza economica e politica degli imputati, ma seguendo un filo conduttore che ha attraversato sempre i principi costituzionali, tenendo conto delle garanzie per chi ha denunciato l'inquinamento in maniera pertinente, continente e documentato, e chi perde il controllo della parola e trasforma delle legittime denunce in boomerang, dando paradossalmente ragione con il suo comportamento esagitato a chi ha inquinato. Sentenze che pongono i deboli e i potenti sullo stesso piano di parità rispetto alla legge. Il giudice assolve Forgione, Zanna e Bonomo in un processo per diffamazione contro la distilleria, precisa il professore Vincenzo Bonomo, e condanna Teleiato per diffamazione contro la distilleria. In un altro processo rigetta il dissequestro della distilleria e mantiene bloccati gli impianti che reputa pericolosi per la salute pubblica. E in un altro ancora condanna Cuffaro, presidente in carica della regione, per favoreggiamento di singoli mafiosi. Assoluzioni e condanne sono motivate e coerenti con lo spirito della legge, con il rispetto del sacro dettato costituzionale. Siamo orgogliosi e fieri di questi magistrati, conclude Vincenzo Bonomo, che seppur in momenti di crisi delle istituzioni danno al cittadino qualunque la certezza che c'è un giudice a Partinico, che siamo in uno stato di diritto, che vale la pena di lottare sempre contro le prepotenze, perché alla fine, come è giusto che sia, giustizia è fatta in nome del popolo italiano.